Tutti i compartimenti, riferire. Compartimento 1, presidiato è pronto. Compartimento 2, presidiato è pronto. Tutti gli uomini prendano posizione. Prendano posizione. Compartimento 4, presidiato è pronto. Compartimento 5, presidiato è pronto. Compartimento 6, presidiato è pronto. Compartimento 7, presidiato è pronto. Compartimento 8, presidiato è pronto. Compartimento 9, presidiato è pronto. Portello, posteriore chiuso. Aprire portello di prua 3. Compartimento 10, presidiato è pronto. Compagno comandante, il battello è pronto al lancio delle batterie di missili. Attivare procedura d'emergenza per lancio armi nucleari. Compagno comandante, il dipartimento politico è pronto a compiere il suo dovere. Scusatemi. Cappello esterno, tubo siluro 1 aperto. Compagno comandante, Mosca ci conferma l'autorizzazione all'uso di armi nucleari. Fondo mobile 1 aperto, silos asciutto. Alimentazione quadri per lancio missile, alimentazione quadro numero 1. Polianski, mantenere rotta e velocità attuali. Rotta 290, mantenere velocità 6 nodi. Fondo mobile 1 aperto, silos asciutto. Rifornimento in corso. Procedere con attivazione testata del missile numero 1. Su il periscopio. Su il periscopio. Demichev, tornate in torretta. Preparare tubo numero 3. Alimentare quadro della linea principale. Quadro su linea principale. Quadro su linea principale. 60 secondi entro la portata, compagno comandante. Prepararsi all'immersione rapida dopo il lancio. Missile numero 1 rifornito, elevatore su. Missile numero 1 rifornito, elevatore su. Elevatore su. Giù il periscopio. Pronti alla sequenza di lancio. Lanciare missile numero 1. 15 secondi al lancio. 14, 13, 12, 11, 10. Comandante, ci hanno lanciato contro. Siluro nemico a rilevamento 190. 7. Immersione. Quota 50 metri. Quota 50 metri. Pari avanti tutta. Pari avanti tutta. 3, velocità costante. 2, 1, comandante. Forzare la disattivazione. La centrale di lancio del missile non risponde. Siluro a distanza approssimativa 6.000 metri. Ferma tutto. Bene, compagno Polenian. Avete una spiegazione per questo fallimento? Compagno ammiraglio, sappiamo tutti che è dovuto a un difetto della sequenza di accensione. Compagno comandante, voglio al più presto il nome dei responsabili. Non conosco i loro nomi. Come faccio a sapere il nome dell'idiota che ha fornito un isolante da 30 copechi per un lavoro da 50 copechi? Con questo combatto prima di combattere una guerra! Compagno ammiraglio, il battello andrà in mare. Sì. Come previsto, prima della fine del mese. Ve lo do. Il mio nome, Polenian Mikhail, comandante del K-19. Avanti, scrivetelo. Dopo che avrete collaudato con successo gli impianti meccanici, la propulsione e i sistemi di navigazione nel mare di Bering, procederete sotto i ghiacci verso la zona di lancio.
Per effettuare le prove del missile. I miei ordini erano di preparare il K-19 per i collaudi in mare e cominceranno come previsto. Ma fino al termine delle prove, intraprendere un'esercitazione di questa portata potrebbe risultare, con tutto il rispetto, prematuro. Non ho dubbi, per quanto mi riguarda, che il K-19 sia pronto per la missione. L'operazione Circolo Artico è più di un'esercitazione. Cosa impedisce agli americani di distruggere Mosca e Leningrado? Soltanto una cosa. E cioè la certezza che sarebbero a loro volta distrutti. E il K-19 è quella certezza. Ma lo sarà solo quando Kennedy apprenderà dai suoi aerei spia che lo possediamo. E che funziona. Ho promesso al compagno Khrushchev che il presidente americano riceverà questa informazione entro la fine del mese. Compagno maresciallo, forse il comandante Polenian potrebbe... Il comandante Polenian ha anteposto il battello e i suoi uomini al partito. Sarà sotto il vostro comando. Non c'è altro, credo. L'ho già fatto. Comandante in torretta. Riposo. Comandante. Il vostro nome, prego. Demichev. Sono l'ufficiale addetto ai siluri. Posso chiedere il nome del comandante e perché siete su questo battello? Mi chiamo Vostrikov. Dov'è il comandante Polenian? Avanti. Sì. Comandante. Compagno comandante Vostrikov. Puoi andare, Yuri. Accomodatevi, prego. Comandante. Visto il poco tempo che manca alle prove in mare, al quartier generale hanno richiesto un uomo esperto a bordo e io sono felice di avervi. So che potrebbe esservi difficile... Non è mai difficile compiere il proprio dovere, comandante. Stavo preparando un rapporto sull'equipaggio e sul sottomarino. Capisco. E sui miei problemi ad approntare il battello, ma sapevo che non sareste arrivato prima di domani. Il rapporto può aspettare, vi prego. Mostratemi il battello. Sì, certo. Finalmente siamo riusciti a mettere le macchine a regime. Siamo fortunati, direi che fra una settimana saremo in grado di fare una prova. L'attrezzatura non è ancora arrivata, compagno comandante. Prendo nota, compagno comandante. Il locale del reattore. Che pressione lo tenete? Al 50% per il collaudo macchine, comandante. Qual è il tasso di assorbimento delle barre? È al 3% sopra la norma. Dov'è l'ufficiale addetto ai reattori? Il tenente Yashin? Ubriaco, e voi tollerate questa vergogna? Assolutamente no. Mettete a rapporto quest'uomo. Informate il comando che ci serve un sostituto. Sì, comandante.
Il tenente Yashin è il miglior ufficiale addetto ai reattori nella marina. Non si è mai ubriacato in servizio. Abbiamo bisogno di lui, comandante. Vi invito a riconsiderare la cosa. Questo sottomarino deve uscire dai cantieri. Le prove in mare iniziano fra 2 settimane. Il battello non è pronto, comandante. Il problema è Mosca. Organizzano visite guidate per le personalità e noi ci ritroviamo con pezzi difettosi e operai incompetenti. Le prove in mare inizieranno come previsto. O riusciamo o andiamo a picco. Nella storia della Marina Sovietica, nessun marinaio è mai salito su un sottomarino come il K-19. È il migliore del mondo. A voi è stato concesso l'onore di esserne l'equipaggio. Io ho avuto l'onore di esserne il comandante. Senza di me, voi non siete niente. Senza di voi, io non sono niente. Ci si aspetta molto da noi. E noi non falliremo. Sfortuna. In arrivo. Chiedo di passare. Che cosa avete lì? Un nuovo schermo per il sonar, comandante. Procedete all'installazione. Io sono addetto al reattore, comandante. Dov'è l'ufficiale addetto al sonar? Ha un permesso di 24 ore. Comandante, ho iniziato una rotazione di permessi. Penso che migliori l'efficienza. Niente più permessi. Tutte le licenze sono annullate. Voglio tutti al loro posto di lavoro. Sì, comandante. Compagno comandante, tenente Vadim Rachenko. A rapporto, signore. Sono il nuovo addetto al reattore. Dove prestavate servizio? Istruzione nucleare, comandante. Non ha mai condotto un reattore in mare. Ero il capocorso. Grazie. Recatevi nel locale controllo reattore. Sì, signore. Di là. Grazie. Comandante. È competente. Altrimenti il comando non ce l'avrebbe inviato. Ufficiale in arrivo. Pavel Loktev. Ufficiale tecnico. Stefan Komarov. Anatoly Subachev. Grigori Diomin. Oleg Arkonov. Andiamo al locale di controllo. Anatoly. Ho riparato questo pezzo. Ma ancora non va bene. Ehi! Forza, ragazzi! Andiamo, che avete oggi? Svegliatevi! Veloci, veloci! Devo fermare il camion! Mi hanno dato le medicine sbagliate! Fermate il camion! Ehi! Ehi! Fermi! Fermi! Avete sbagliato medicine! Mi avete dato le medicine sbagliate! Razza di idiota! Fermi! Dottore! È il dottore!
È morto. Rimanete accanto al corpo fino all'arrivo dell'ambulanza. Tutti gli altri tornino al lavoro. Avanti, tutti al lavoro! Sì. Gabriel. Comandante, da quando abbiamo imbarcato la zavorra fissa siamo sbandati di mezzo grado a sinistra. Ho provato di tutto, ma non si rimette in assetto. Mezzo grado possiamo gestirlo. Imbarcheremo acqua di compenso finché non torneremo in assetto. Se torneremo in assetto. Sapete come chiamano questo battello gli uomini? La fabbrica di vedove. 5 morti per le esalazioni mentre sigillavano i serbatoi, 4 durante la costruzione. E ora il dottore, la bottiglia che non si rompe. 10 morti. E non abbiamo nemmeno lasciato il molo. Mi stupisce che confidino le loro paure al comandante. L'equipaggio è una famiglia. E il comandante è il padre. Mio padre mi incuteva paura, non aveva alcuna comprensione. Mi hanno raccontato che esistono 2 versioni su vostro padre. Una che è stato un eroe della rivoluzione. L'altra che è morto in un gulag. Sono vere entrambe. Come vanno i controlli di sicurezza, comandante? Procedono. Misha, Misha. Eccoti qua. Con 40 centimetri di spazio per la testa, lui ne dà la metà a un topo. Evgeny, mettiti questo sulle parti basse. I raggi gamma potrebbero. Devi anche portare il dosimetro una volta al giorno al dottore. Perché? Lui lo legge e così ti dice quanto manca prima che ti cada il tuo, di siluro. Comandante? Sono Gennady Sadran, il nuovo ufficiale medico. Su quale battello eravate? No, 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 veramente io sono il medico della base qui. Mi hanno detto che c'era un'emergenza, allora eccomi qua. Benvenuto a bordo del K-19. Comandante, lei crede che torneremo presto? Sa, io... Cosa? Soffro il mare. Signori, signori, Misha, per favore. Vostrikov sposa una... Avevi promesso, avevi promesso. Vostrikov sposa una imparentata con le alte sfere del partito. Sa quale forchetta si usa per l'insalata e quindi lo fanno comandante. Yuri, ecco perché non ti hanno mai promosso. Silenzio. Siamo tutti bravi comunisti qui. Assolutamente. Ai bravi comunisti. Ai bravi, bravi comunisti. Sei ubriaco, siediti. Ah, siediti. Ubriaco. Signori, signori, un po' di rispetto. Il comandante Vostrikov è nuovo, quindi non vi conosce quanto me. Sei tu il comandante e nessun altro. No, è lui che comanda. Io sono il secondo e sono contento perché starò con voi, ragazzi. Tocca a me. Alcuni dicono che ci sia stato un cosmonauta andato in orbita prima di Yuri Gagarin. Però non fu abbastanza furbo, perché non trattenne il fiato quando gli si ruppe il respiratore. E quindi ora non è mai esistito. Gagarin fu solo fortunato. Speriamo di esserlo anche noi. Alla fortuna! Alla fortuna! Alla fortuna! Alla fortuna! Alla fortuna! Alla fortuna! Avete un compito, fate il vostro dovere.
Tutti gli uomini a bordo. Tutti gli uomini a bordo! Tutti a bordo! Tutti a bordo, muoversi! Mollare gli ormeggi! Mollare gli ormeggi! Mollare gli ormeggi! Passerella a terra! Passerella a terra! Passerella a terra! K-19 pronto a salvare. Sinistra, avanti adagio. Sinistra, avanti adagio! Spero abbiate scelto l'uomo giusto. Prepararsi all'immissione. Portelli chiusi e assicurati. Aprire ventilazione da centro. Ventilazione da centro aperta. Pronti all'immersione, comandante. Immersione. Velocità 6 nodi, scendere a quota 50 metri. Velocità 6 nodi, timoniere, scendere a quota 50 metri. Quota 50 metri. Pari avanti ad agio. Pari avanti ad agio. Rotta? La rotta è 323, comandante. Fondale sotto la chiglia? Lo scandaglio segna 350 metri. Smette di gocciolare. Simulate un incendio elettrico in cucina, per favore. Incendio su quadro elettrico numero 65. Questa è un'esercitazione, ripeto, questa è un'esercitazione. Avanti, avanti, avanti! Vedi il fumo! Si è 50 metri! Si è propagato al compartimento accanto. Simulare avaria elettrica al compartimento 4. Avaria elettrica al compartimento 4, questa è un'esercitazione. Avaria elettrica al compartimento 4, questa è un'esercitazione. L'incendio è domato, comandante. Troppi danni, troppe vittime. Simulare allagamento nel compartimento 4. Fateli lavorare al buio. Se non fosse stata un'esercitazione, mezzo equipaggio sarebbe morto. Fatemi parlare con gli ufficiali responsabili. Domani provate un'altra volta. Volevo soltanto dirvi che vi sono molto vicino per il cambio di comando. Queste decisioni non sempre sono comprensibili per noi. Grazie, compagno Suslov. Anche se vi renderete sicuramente conto che è un onore prestare servizio su questo battello. Certamente. È un evento storico. Scusatemi. Comandante,
Controlli il pressurizzatore? Sì, tenente. I simboli religiosi sono proibiti. Questo è il futuro, Pavel. Macchine che non hanno bisogno di rifornimento. Elettricità gratuita per tutte le famiglie. Forse viaggeremo perfino sui pianeti. È un privilegio essere parte di questo futuro. Sì, tenente. Bene. Buongiorno, signori. Che palle, ciao. Sono stanco, voglio dormire. Che roba è? In mare la doccia si fa solo il sabato. A tutti, incendio da materie chimiche in sala controllo macchine. Questa è un'esercitazione. Incendio nel quadro elettrico principale C2L. Perdita nel compartimento 8. Fuoriuscita carburante dai siluri in camera di lancio. Ricominciate da capo. Ufficiali e marinai, ricordate, è importante. La propaganda americana cercherà sempre di fare leva sui vostri istinti più bassi. Avidità, lussuria e individualismo. Nella propaganda americana vedrete che tutti hanno una macchina, dei bei vestiti, una bella casa, ma non vedrete mai la verità che si cela dietro questo. I cani poliziotto che aggrediscono gli scioperanti e chi manifesta per i diritti civili. Non vedrete i mendicanti per la strada e senza tetto, le baraccopoli dei negri del sud. Non vedrete i guerrafondai che minacciano il mondo con l'olocausto nucleare. Interrompete per simulare il lancio del siluro numero 8. Il tubo numero 8 non è carico, comandante. Questo lo so. Voglio che scarichiate il 7 e carichiate l'8. Adesso, per favore. Comandante, formazione di ghiaccio alla nostra quota. Consiglio di scendere e rimandare l'esercitazione. Negativo. Le formazioni di ghiaccio non vengono sospese in caso di guerra. Scaricare tubo numero 7, caricare tubo numero 8. Sappiate scaricare che... Scaricare tubo 7, caricare tubo 8. Questa è un'esercitazione. Ma non ci fermiamo mai. Bievesky, silenzio. Dobbiamo riposarci. Recarsi ai propri posti immediatamente. Muoversi! Attivare traffico siluri. Rimozione siluro! Aprire fondo mobile siluro numero 8! Spostate il siluro! Siluro in movimento! Dimitri, aiutami! Ma presto, aiutami! Mandalo lì indietro! Forza, non vi fermate! Bassini! Bassini! Due uomini feriti. Fateli vedere dal dottore e ricominciate l'esercitazione. Due uomini in meno, comandante. Fate rimettere il siluro nel tubo 7 e ricominciate l'esercitazione. Ammainare il siluro! Ammainare il siluro! Basso sotto! Libero! Non posso più, ci stanno massacrando. Attenti! Riposo. Mi hanno detto che ci sono state delle lamentele. Ma io ho risposto non dai miei uomini.
Sono il migliore equipaggio della Marina. Lavoreranno sodo fino alla fine. Allora, ci sono lamentele? Nessuna lamentela, comandante. Bene. La colpa non è degli uomini. La colpa è vostra, di voi ufficiali. Voi avete mantenuto un livello basso per compensare la loro incompetenza. Se voi fate il vostro lavoro, gli uomini faranno il loro. È tutto. Come si chiama? Katia. È carina. Ehi. È carina. Ehi. Scusa. Le sto scrivendo una lettera. Da dove la spedisci? La scrivo nel caso dovessi morire. Nel caso dovessi morire? Se dovessi morire io. Rapporto al comandante. Siamo a 5 miglia dalla zona di lancio, in anticipo sulla tabella di marcia. Buongiorno, signori. Rotta 185. 185. Le barre nell'impianto ausiliario? Comandante. È abbastanza pressione. La pressione. Comandante. Condurre esercitazione su immersione rapida. Timoni di prora bloccati a 20 gradi a scendere. Timoni di prora bloccati a 20 gradi a scendere. Timoni di prora bloccati a 20 gradi a scendere. Timoni di prora bloccati a 20 gradi a scendere. Prendo il comando. Prepararsi per immersione rapida. Muoversi. Questa è un'esercitazione. Centoventi metri. Centotrenta metri. Centoquaranta. Centocinquanta metri. Portate il sottomarino alla massima quota operativa. Portarsi a quota 250 metri. Macchine pari avanti adagio. Metri. Comandante, mi permetto di farvi presente che scendere sotto i 250 metri è un rischio inutile. Continuate a scendere fino a 300 metri. A 300 metri, vicino alla quota di collasso. Lo so. (coughs) 260 metri. Portarsi a profondità a 300 metri. Metri 300, comandante.
Timoni a zero. Timoni di prora a zero. In camera di lancio a dietro ed emersione d'emergenza. Sotto la superficie ghiacciata effettuare una risalita rapida è sconsigliabile. Ho chiesto il vostro consiglio per caso. Allagamento nel compartimento 10, emersione d'emergenza. Vai, 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 vai. Tratti ai vostri posti, valvola 5! Assicurare la base! Polianski, timoni a salire. Portare le macchine a 20 nodi, pari avanti tutte. Timoni a salire, pari avanti tutte. Attenzione ragazzi, balleremo un po'. Spesso il ghiaccio qui. Kornilov, valutazioni ghiaccio. Avanti, avanti. Ghiaccio meno di un metro in questa zona, comandante. Questi rilevamenti hanno una settimana. In questo periodo il ghiaccio può solo assottigliarsi e continuare emersione. Non sono convinto che riusciremo a controllare una risalita così rapida. Nemmeno io. 130. 120 metri. 110 metri. Aria alle casse principali. Stiamo sbandando. Chiedo di rimanere a quota di sicurezza. Negativo. 80 metri alla coppia. Stiamo dando le casse di compenso. Sbandiamo a sinistra. Aria a sinistra. Chiudere a dritta. Sbandiamo i gruppi aria. 60 metri. Pari ferma. Macchine pari ferma. Predizione. 40 metri. Reggersi per l'impatto. Reggersi per l'impatto. Reggersi per l'impatto. Demichev, prendete il comando. Alzare antenna radio e radar. Date 3 spazzate, medio raggio. Prepararsi al lancio di prova del missile. Prepararsi al lancio di prova del missile. Questa non è un'esercitazione. Torretta!
Unità, controllo missili presidiato è pronto. Preparazione Silos numero 3 per lancio di prova. Alimentare quadro per lancio missile. Portello di lancio numero 3, aprire. Comandante, Mosca conferma autorizzazione al lancio di prova. Attenzione! Inizio procedura di accensione, comandante. Molto bene. Rifornimento in corso. Attivazione testata del missile numero 3. Andiamo, forza! Contatti? Nessun contatto. Radio, sonar, contatti? Nessun contatto! Nessun contatto! Rifornimento completato, elevatore su. Pronti alla sequenza di lancio. Lanciare missile 3. 15 secondi al lancio. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Confermo missile fuori, comandante. Congratulazioni, compagno comandante. Adesso i nostri nomi sono passati alla storia. Korbilov! Comandante? Confermate al comando che il lancio del missile è riuscito. Sì, comandante. Qui è il comandante. Il lancio di prova del missile è riuscito. Tutti gli uomini lasciano i posti di combattimento. Sì! Per aver lasciato il vostro posto. E io a mia volta lo farò a voi. Avete messo inutilmente in pericolo il sottomarino e il suo equipaggio. 200 milioni di cittadini sovietici dipendono da noi. Da noi, comandante Vostrikov. Per essere salvati da un attacco nucleare, avete messo in pericolo anche loro. Ho portato questo battello e questi uomini al limite perché dovevo sapere qual era quel limite. Questi 120 uomini ora sono un equipaggio perché insieme hanno raggiunto un obiettivo che ritenevano irraggiungibile. La prossima volta, quando non sarà più un'esercitazione, arriveranno al limite e anche oltre, e moriranno se servirà, perché questo richiede il loro dovere. È stata fortuna, comandante, per questa volta. Spero di essere su un altro battello quando la fortuna vi volterà le spalle. Venite, svegli, tutti quanti. Siamo
Levate quella biancheria da lì! Tutto l'equipaggio intorno alla bandiera! Levate... Levate quella biancheria appesa! Brana! Che fai? Dormi, svelto! Avvicinatevi! Vai ragazzi, spostatevi! Stringetevi di più, mettetevi più vicini! Più vicini, squadra vincente! Dimitri! Bel sorriso! Bello! Residuo di condensa nel compartimento del reattore, ma ho spento il generatore numero 3 e questo dovrebbe ridurre la condensa. Io conto su di voi, lo sapete. Sì, compagno comandante. Compagno comandante, un messaggio dal comando. Compagno comandante, l'equipaggio è in riga ai vostri ordini. Abbiamo ricevuto un messaggio da Mosca. Si congratulano per la riuscita del lancio di prova del missile. Abbiamo dimostrato d'essere pronti. Servire l'Unione Sovietica! E ora ci onorano con una nuova missione. Il K-19 deve assumere il controllo missilistico lungo la costa est degli Stati Uniti. È una missione di fondamentale importanza strategica. Il sottomarino sarà in pieno assetto operativo. Fate del vostro meglio. So che posso pretenderlo. Equipaggio, rompete le righe! Per poco non ci ammazzava tutti oggi. E per cosa, poi? Per dimostrare che non si è guadagnato i galloni sposando la nipote di un membro del Politburo. Sei sempre tu il nostro comandante, Misha. È l'unico di cui ci fidiamo. Comandante Polenian. Sì? Il comandante Vostrikov vi vuole nel locale carteggio. Sì. Misha. Il comando ci vuole a destinazione il più presto possibile. La nostra rotta ci farà passare davanti alla base NATO di Jan Mayen. Poi da lì arriveremo fino alla zona di pattugliamento, a 400 chilometri dalla costa fra Washington e New York. Macchina 15 nodi. Velocità 15 nodi. Velocità 15 nodi. Velocità 15 nodi. Nessun contatto, giù il periscopio. Nessun contatto, giù il periscopio. Immersione. Ma siccome noi rappresentiamo la creme della creme, un bicchiere di vino rosso a cena è il modo in cui il quartier generale ci dice che l'equipaggio del K-19 è impareggiabile. Il fatto è che siamo seduti su una montagna di uranio e il vino rosso contiene lo stronzio. Oppure lo elimina. O fa qualcosa. Insomma, fa bene. Come on.
trovarci a 70 miglia da Jan Mayen, la base NATO. Una montagna, nemmeno un albero, 15 uomini, una stazione radio. Ho visto quell'isola tante di quelle volte al periscopio. Ci si abitua a stare sott'acqua. Quando mi congederò, andrò a lavorare nelle miniere di carbone con i miei fratelli. Quindi per me non cambia niente. Nel circuito primario del reattore di pompa. Controlla gli altri sensori. Confermato calo di pressione, tenente. Fammi passare. C'è una perdita. Il manuale d'emergenza. Presto. Tenente, avevo notato che le pompe assorbivano energia durante il collaudo motori, ma non credevo che fosse grave. Levati di mezzo! Muoviti! Le barre si stanno abbassando! Pompe ausiliarie! Aprire pompe ausiliarie! Pompe ausiliarie fuori uso! Devi ripristinarle! L'ho fatto! Ma la pressione continua a calare! Confermato! Ma le barre lo prenderanno! No! Vuoi controllare la reazione solamente con le barre? Serve il refrigerante! Tenente, la temperatura del nocciolo è 400 gradi in aumento! Chiudi il bilanciamento! Qual è il problema? Il condotto primario del refrigerante del reattore di poppa è rotto. Che cosa? Com'è successo? Che differenza fa? Rispondete alla domanda, com'è successo? Non lo so, comandante. Il nocciolo si sta scaldando. La missione è conclusa. Lo decido io quando la missione è conclusa. Chi è il responsabile? Voglio un Volete nome! Volete un nome? Ve lo do io un nome. Vostrikov, Alexei! Badate alle parole, compagno. E vi do anche un altro nome. Radchenko, Vadim! L'ufficiale al reattore che avete voluto su questo battello. Risolveremo questo problema e continueremo la missione. Emersione. Emersione, ho detto! Andare in emersione! Perdita è nella zona isolata. Non c'è modo di arrivarci. La temperatura, comandante, continuerà ad aumentare fino a 1000 gradi. E poi... E poi? Poi cosa? Nessuno lo sa. Ma avvierebbe una reazione a catena.
Ci sarebbe una dispersione di radiazioni. Il nocciolo scioglierebbe il reattore causando un'esplosione termonucleare, comandante. Quanto tempo abbiamo? 3 o 4 ore. Forse meno. Prendete chi vi serve, senza badare al grado, e risolvete il problema. Sì, compagno comandante. Risolvetelo. Siete qui per questo, capito? In piedi! In piedi! Tutti in piedi! Ma non si stufa mai di fare esercitazioni. Muoversi, muoversi! Dai! Qui è il comandante. Si è verificata un'avaria al reattore di pompa. Stiamo prendendo alcune misure per risolvere la situazione. Rimanete ai vostri posti. Rileggi da capo. Nel caso di un improvviso calo della pressione del circuito primario, occorre prendere misure per ridurre la fuoriuscita di calore da precipitazione. Ma questo non funziona, la valvola di riflusso qui non c'è. Quali misure? Non ci sono misure, è inutile. Il resto riguarda il sistema ausiliario, che non è mai stato installato. Appena ci portiamo a quota periscopica devo parlare con il comando. Sì, compagno comandante. Ma non possiamo semplicemente cercare di spegnere il reattore? L'abbiamo già fatto, ma non possiamo più controllare la reazione. Scusate, usiamo quello di prora di reattore. Raccordiamo le pompe di quello e le usiamo per raffreddare tutte e due i reattori. La perdita nel reattore non è accessibile, non possiamo chiuderla. A quel punto ci ritroveremmo con 2 reattori fuori uso. Dobbiamo comunque raffreddare il reattore. Ho il permesso di parlare, tenente? Certo. Il refrigerante non è altro che acqua distillata. Abbiamo 30 tonnellate d'acqua dolce a bordo. Sì. Ma come la facciamo arrivare al nocciolo? Passatemi lo scanner. Kornilov, mi serve il collegamento con il comando. Adesso. Ci provo, comandante. Il tubo dell'aria può condurre il refrigerante abbastanza in profondità fino al nocciolo. Possiamo raccordarci alla valvola e pompare acqua dolce. Ne abbiamo 30 tonnellate, comandante. I siluri sono dotati di tubolature ottime. C'è poco da saldare, ci vorrà una mezz'ora al massimo. E se non riusciamo a ripararlo? Hiroshima. 1,4 megaton, se vogliamo considerare i 2 reattori e le testate nucleari. E a Hiroshima erano meno, erano molto meno. Affondiamo il battello e portiamo via gli uomini sui gommoni. Non l'abbandoniamo questo battello. Recuperate le tubolature. Partiremo appena arriverà l'autorizzazione del comando. Muoviamoci! L'antenna a lungo raggio è andata in cortocircuito. Si deve essere danneggiata durante l'immersione. Qual è la portata dei trasmettitori d'emergenza? 90 chilometri? Fino a 100 chilometri, comandante. La temperatura del nocciolo è 490 gradi. Nelle tubolature. Disponete le tubolature tutte in fila.
Hai il segreto? Posso avere la vostra attenzione? Uomini, ascoltate! Ho deciso che sarà la squadra del reattore a eseguire la riparazione. Entrerete a coppie, al massimo 10 minuti. Io vado col primo gruppo. No. Ho bisogno del mio secondo al comando. Sì, ma date le circostanze. Sono cosciente delle circostanze. È fuori discussione. Vado io con la prima squadra. È mio dovere. Io sono pronto, compagno comandante. Vadim. Vadim. Entrerete con la terza squadra per verificare. Sì, compagno comandante. È tutto, procedete. Siamo a 530 gradi. Vasili, quanto manca? Direi più o meno un quarto d'ora, comandante. Ottimo lavoro. Comandante. Sì? L'attrezzatura è pronta, siamo in grado di entrare in qualsiasi momento. Abbiamo qualche minuto, portate gli uomini a prendere un po' d'aria. Grazie. Avete sentito? Prendete un po' d'aria. Tenente. Anche voi. Dovevo sposarmi. Vi sposerete. Vi sposerete. Ti cadono i capelli o roba del genere. Non lo vedo così grave. 10 minuti non sono niente. Un'ora più tardi e saremo smontati dal turno. È il destino. Tutte per le radiazioni? Il magazzino non ne aveva più, ci hanno mandato quelle da sostanze chimiche. Tanto varrebbe mettere l'impermeabile. Michel, lo so. Di agli uomini che queste vanno bene. Che altro possiamo fare? Già. Sono solo 10 minuti. 10 minuti. Fate quello che potete e uscite. Tutto bene, Anatole. Sei pronto? Sì. Andrà tutto bene. Comandante. Uomini. Questo difficile compito è toccato a voi. Il nostro destino è nelle vostre mani. Chiedo il permesso di riparare il reattore nucleare, compagno comandante. Permesso accordato. Che Dio sia con voi.
Temperatura? 725 gradi. Di Brora. Teneteli il più possibile lontano dalle radiazioni. Bravo, bravo. Vieni, Pavel, sta calmo. Ti portiamo via. Dammi il suo dosimetro. Il livello delle radiazioni è basso, dottore, vero? Sì, certo. Riferitemi sulle loro condizioni, fra un'ora. Buona notizia, Anatoly. Hai assorbito una dose bassa. Sta calmo, calmo. È ora. Compagni, è ora. Mettiti la maschera. Ehi, 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 avanti, muoviti. No, no. Calmo, devi stare calmo. 10 minuti, guardami, hai capito? Avanti, sveglia. Vadim, è ora di andare. Vai, vai. Lascia stare. Capo. Thank you.
Presto, prendete! Forza, forza! Il capo Goralov è andato al suo posto. Bravo, bravo. Non lanceremo nessun missile. Voi sapete rilevare i valori delle radiazioni? Sì, comandante. Voglio i valori di tutti i compartimenti. Ripeto, controllare differenze di pressione. Sì, comandante. 5 e 7. Temperatura? 925 gradi, comandante. Comandante, che il refrigerante sta arrivando. Ce l'hai fatta, Oleg. Ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta, ragazzo mio. Sì, ce l'hai fatta, ragazzo mio. Ce l'hai fatta. Sì. Gli hai fatto vedere chi sei. Gli hai fatto vedere chi sei. Piano, piano. Yuri! Lo tengo io. Kornilov! Dategli una mano. Capo, piano. Ok. Coraggio! Tranquillo, t'aiuto io. Comandante! 950! 930! Sta scendendo! 920!
910! 900!150. Ottocentotrenta. Ottocento. È il comandante. Il reattore sembra sotto controllo. Ringraziamo il direttore di macchina Gorelov e la terza squadra di guardia al reattore per l'ottimo lavoro. Riposati, ragazzo. Rotta? 220, comandante. Invertire la rotta. Andare per 040. Motori di prora, avanti adagio. 30 gradi a dritta. Rotta 040. Motore di prora avanti adagio. 30 gradi a dritta, rotta 040. Si torna alla base? Alla velocità di 5 nodi ci vorranno giorni. Saremo un battello fantasma. Cibo è contaminato. Distribuite quello che avete in scatola o in alluminio e date loro il vino rosso per allentare il tasso di assorbimento di radiazioni. Molto bene, comandante. Comandante, qui dentro sono solo 5 unità, ma nel locale del reattore sono 10 volte tanto. Fermare impianto di ventilazione. Fermare impianto di ventilazione. Comandante, se noi... Condurremo il battello con pochi uomini. Portate tutti gli altri fuori e teneteli lontani dalle radiazioni. Siamo a 160 km dalla base NATO di Jan Mayen. Potremmo andare lì e farci aiutare dagli americani. In nessuna circostanza consegnerò il battello e l'equipaggio al nemico. Posso chiedervi qual è il vostro piano? Non abbiamo contatti radio. Se manteniamo la rotta, manderanno i convenzionali a cercarci. Il livello delle radiazioni sale troppo in fretta. Andiamo solo con i motori elettrici, non c'è tempo a sufficienza. Ci troveranno. Come al solito, il comandante non lascia spazio al dubbio. Dimitri, stai bene? Bravo, stai bene. Il prossimo?
Bene, sì. Sono vietati i simboli religiosi. Contatto 015, distanza 2000 metri. Sciacalli ci hanno trovato. È un destroyer americano. Comandante! Gli americani ci hanno contattato sul canale d'emergenza. Gli uomini in coperta sono stati avvistati. Il loro comandante ci offre aiuto. Ditegli che non stiamo chiedendo aiuto. Prendiamo solo un po' d'aria. Che cosa fanno? Ci immortalano, vedi? Questo battello, che vittoria sarebbe per loro. Qui le acque sono profonde più di un miglio. Mettiamo in mare gli uomini e affondiamo il sottomarino. Dovranno prenderci a bordo. Il comandante Polenian ha ragione. Abbiamo i gommoni. Possiamo metterli in salvo. Affondare il fiore all'occhiello della flotta. Far interrogare dagli americani i miei ragazzi. Il vostro dovere adesso è chiaro. Dovete salvare loro la vita. Il mio dovere è difendere lo Stato e lo farò fino all'ultimo respiro. Voi non difendete altro che la vostra ambizione. Dite queste cose agli uomini che stanno morendo lì sotto. Coraggio, fatelo! Non voglio mai più sentir parlare di resa agli americani. Questo è tradimento. Se lo ripeterete una sola volta sarete consegnato nel vostro alloggio. E voi? Voi siete il commissario, il rappresentante del partito, responsabile del morale degli uomini. Sì, comandante. Comportatevi di conseguenza, mostrate coraggio, non paura. La paura è contagiosa. Sì, comandante. Gornilov. Sì, comandante. Smettete di parlare con gli americani. Sono il nemico. Sì, comandante. Che diavolo ne so io? Non mi sono mai occupato di malattie da radiazione. Per favore. Gli sto dando l'aspirina. E sto cercando di evitare che i moribondi contaminino quelli di noi che ancora hanno qualche speranza. Datevi un contegno. Siete un ufficiale della Marina Sovietica. Coraggio. Tornate di là e dite loro che stanno migliorando. Visto che non vi intendete di malattie da radiazione, probabilmente è vero. Comandante. Sì. I valori stanno salendo in tutti i compartimenti.
Misha. Compagno Suslov, che cosa c'è? Le radiazioni ci uccideranno tutti. Il Dipartimento Politico vi dà l'autorità per disporre un cambio di comandante. Solo in casi di grave e conclamata inadempienza al dovere. E questo lo è. Anche lui soffre di avvelenamento da radiazioni, credetemi, ha perso la ragione, altrimenti farebbe evacuare gli uomini dal battello. Quando sarà il momento, voi lo capirete. Il reattore non ha tenuto. Comandante, la temperatura del nocciolo è 450 gradi in aumento. Qui è il comandante. Gli uomini sotto coperta. Prepararsi tutti a immersione rapida. Aiuto sul canale d'emergenza? Il comandante ha detto... Controlla. Ci sono ancora. Perché ci fai merda? Così ci farà friggere! No, io non ci sto! Dai, cani! Sta calmo! Preparate l'ossigeno! Presto! Incendio in camera lancio a dietro, non c'è comunicazione, squadra antincendio pronta. Attivare impianto antincendio subito. Gli uomini che sono lì moriranno. Se esplodono i siluri moriremo tutti, loro almeno hanno i respiratori. Li abbiamo usati per entrare nel reattore, quei respiratori. Date tempo alla squadra antincendio. Attivare l'impianto. Il principale non è mai stato collegato, va attivato dal locale. Andate al 9 e attivate l'impianto. Rifiutate il mio ordine. Lo farò da solo. Se vi allontanate dalla torretta, io chiederò aiuto agli americani e voi non sarete in grado di fermarmi. Se
Se non ce la facciamo, attiverò io stesso l'impianto antincendio. Allora spegnete quel fuoco. E in fretta! Perché non ci immergiamo? Per l'autorità che mi è stata conferita dal partito, da questo momento siete sollevato dal comando per inosservanza del dovere. State perdendo tempo. Organizzate una squadra per riparare il reattore. Kornilov, dì agli americani che evacuiamo il sottomarino e che chiediamo aiuto. Manda il messaggio. US Destroyer. US Destroyer, qui sottomarino sovietico, passo. Compagno ammiraglio. Il generale Vacini di KGB. Voglio sapere se il vostro uomo, Vostrikov, è un traditore. Sappiamo solo che il K-19 ha interrotto i contatti radio. Ha interrotto i contatti radio con noi. Un aereo da ricognizione ha avvistato un destroyer che seguiva il K-19. Era americano quel destroyer. Vasil! Comandante Polenian in torretta. Ripeto, comandante Polenian in torretta. Comandante Polenian in torretta. Ripeto, comandante Polenian in torretta. 575 gradi in aumento. Sta zitto! Non avete idea di quello che fate. Piano, piano. Chi è? È Dimitri. Comandante Polenian in torretta. Fa il possibile, va. State tranquilli. Immediatamente. Cinque uomini. Comandante Polenian, ho esercitato la mia autorità. Ora il battello è sotto il vostro comando. Siete il nostro comandante. Lo siete sempre stato. Abbiamo contattato gli americani. Manca soltanto il vostro ordine di abbandonare il battello. Bene. Bene. Le armi sono fuori luogo qua dentro. La pistola. Voglio la pistola. Avanti, la pistola e anche la chiave delle manette. Coraggio, la pistola. Questo battello è una famiglia. Certo, comandante. E voglio la chiave delle manette, Suslov. Comandante. Tradite la vostra famiglia. Tradite me. Siete tutti e due agli arresti. Che cosa? Avete capito? Andate via da qui! Chiudeteli nei loro alloggi! Muovetevi! Questo è tradimento! Misha! Misha! L'incendio nel compartimento 10 è stato domato. L'impianto antincendio non serve. Purtroppo è sopravvissuto solo un uomo. Grazie. Comandante. Comandante. Ci dobbiamo immergere. Qui è il comandante. Non ordinatelo, comandante. Chiedetelo.
Qui è il comandante. La nostra situazione è disperata. La riparazione fatta al reattore non ha resistito. Da un momento all'altro potrebbe verificarsi un'esplosione che innescherebbe le testate. Queste distruggerebbero una nave americana che si trova a pochi chilometri dalla base NATO. Visto l'attuale livello di tensione fra i due paesi, questo fatto potrebbe dare luogo a terribili rappresaglie contro la Russia. Noi possiamo immergerci e tentare di riparare il reattore. Non ci sono garanzie. Attendo una risposta. Chiudete tutte e due i portelli delle paratie. Compartimento 10 isolato. Compartimento 9 senza fumo. Presidiato e pronto. Compartimento 8 al servizio dell'Unione Sovietica, compagno comandante. Compartimento 7, attendiamo di compiere il nostro dovere. Compartimento 5, presidiato è pronto. Compartimento 4, attendiamo i vostri ordini. Compartimento 1, siamo con voi, compagno comandante. Pronti all'immersione, comandante. Immersione. Immersione, portarsi a quota 300 metri, 5 gradi di approvamento. Allagare casse zavorra. Allagare casse zavorra. Propulsione elettrica. Aria avanti tutta. Aria avanti tutta. Mantenere 5 gradi di approvamento. 5 gradi di approvamento. Radchenko. Tenente Radchenko. Tenente Radchenko, rispondete. Comandante, la temperatura del reattore è 760 gradi in aumento. Tenente Radchenko. Vadim. Dov'è? È entrato. Da quanto tempo è chiuso lì dentro? 18 minuti. 18 minuti. Aspettate! Comandante! Comandante, non potete entrare senza... Chiudi il portello! E rimane costante. Aprite il portello delle paratie. Ha assorbito una dose tremenda. Chi è il prossimo che va dentro? Comandante, la temperatura sta scendendo. Ce l'ha fatta. Adesso è un eroe. Emersione!
Aria alle casse Zavorra. Timoni di prora a 15 gradi a salire. Aria avanti tutta. A voi il comando. 15 gradi a salire. Ho il comando. Comunicate con il comandante americano appena emergiamo. Ditegli che richiediamo il suo aiuto. Sì, comandante. Sì, comandante. Su il periscopio. Su il periscopio. Appena emergiamo, comunicare con il comandante americano. Uomini, avete compiuto il vostro dovere. Il partito è fiero di voi. Io sono fiero di voi. Comandante. Comandante. Sì, Vadim, sono qui. La saldatura regge. Sì, Vadim. La saldatura regge. Sei un eroe. Ragazzo mio. Sei un eroe. Voi tutti. Tutti quanti. Siete eroi. Io speravo che ci trovasse una delle nostre navi. Ma il livello delle radiazioni sale troppo in fretta. Ho chiesto al comandante americano di prestarci aiuto. Preparatevi ad abbandonare il battello. Destroyer americano per 045, distanza 2000 metri. Comandante, ho un contatto. Ma che? Comandante! Forse il battello è nei guai. Che genere di guai? Conosco il comandante Vostrikov da almeno metà della sua vita. Non c'è comandante nella Marina Sovietica della cui fedeltà mi fidi di più. Più della fedeltà di suo padre? Non ho conosciuto suo padre. Comandante! Comandante! Quando mio padre andava per mare, aveva l'abitudine di portare sempre in tasca grandi manciate di terra. Un po' di Russia, diceva. Sarebbe morto pur di non tradire la sua patria. Contattatemi dalla plancia quando sarete tutti sulle scialuppe. Affonderò il sottomarino, gli americani non lo avranno. Credo proprio che non sarà necessario, comandante. Il nostro sottomarino S270 ci ha trovato. Sì. Sì. Confermo e chiudo. Risposta da Mosca, comandante. Inviata tramite l'S270. La vostra richiesta di abbandonare il battello è stata respinta, compagno comandante. Ci mandano una nave per trainarci alla base.
C'è altro? Hanno detto di dare agli uomini tanta frutta fresca. Voglio i miei uomini fuori da questo battello. Ignorerò gli ordini di Mosca. Segnerà la fine della vostra carriera. Vi manderanno in un gulag, come vostro padre. È una tradizione di famiglia, giusto? Questo sottomarino è tuo, Misha. Io ho perso la mia posizione, Yuri, ma non ho perso la mia dignità. Tu hai perso entrambe. Dove mi portate? Ti portano sull'altro sottomarino. Voglio la foto di Katia. Dove la tieni? Tasca. È coperta, è ancora coperta, Sebo! Va bene? Eccola. Eccola. Non ci vedo. Non la vedo. Andate. Non riesco a camminare. Tutti gli uomini presenti all'appello, comandante. Perché non avete assunto il comando? Potevate farlo. Forza con le coperte! Forza! Avanti, avanti! Perché quello che hanno fatto era sbagliato. Siamo quasi. Preparatevi per il rimorchio. Comandate. Scostate quegli uomini, coraggio! Forza! Lev, è un piacere vederti. Tutti pensavano che disertassi a Mosca. Cosa? Vogliono che compili una lista degli uomini in grado di testimoniare. Testimoniare? E perché su cosa? Su di te. Alexei. Controllate tutti i cavi, mi raccomando. Coraggio, che ve ne andate a casa. Grazie. In ogni stadio di questo disastro, che stava per trasformarsi in una tragedia di immani proporzioni, gli ufficiali e l'equipaggio hanno sempre compiuto il loro dovere. 7 di loro sono morti. Nessuno sa quanti altri stanno morendo, né quando moriranno. Questi uomini, che al ritorno sono stati interrogati come se avessero commesso un crimine, interrogati mentre erano sottoposti a cure per l'avvelenamento da radiazioni, imprigionati senza poter vedere mogli e famiglie. Questi uomini hanno salvato il K-19. E forse, dico forse, hanno salvato anche tutti voi. Grazie, comandante Polenian. Solo un'altra cosa, vi prego. Grazie. Nessun comandante
della Marina Sovietica ha mai dovuto prendere decisioni del genere. Il destino del sottomarino, degli uomini. Il destino del mondo. Tutti appesi a un filo. La Marina è la mia vita. E ho capito una cosa. Una nave può essere comandata da un solo uomo. Il fardello del comando è sulle sue spalle e sulle sue soltanto. Nessuno di voi, nessuno di voi ha il diritto di giudicare il comandante Vostrikov. Voi non c'eravate, io sì. Era il nostro comandante. Il mio comandante. E sarebbe un immenso onore trovarmi di nuovo sotto il suo comando. La Germania dell'Est ha accettato di fare il passo che l'Occidente le chiede di compiere da molti anni. Dopo l'apertura del muro di Berlino, il governo ha annunciato che si terranno elezioni democratiche. Vi ricordavo più alto, comandante. Sono contento di vedervi. Anch'io. Prego. Mi fa piacere che mi abbiate trovato. Anche se oggi non era la giornata più adatta. No, no, doveva essere proprio oggi. Il vostro equipaggio. Oggi sono esattamente 28 anni. Comandante, che piacere rivederla. Comandante, quanto tempo? Comandante, un brindisi. Agli uomini che sono ancora laggiù. In onore del loro coraggio ho chiesto il titolo di eroi dell'Unione Sovietica. Ma mi è stato negato. Perché non eravamo in guerra. Perché si è trattato di un semplice incidente.
Per questo non hanno meritato il titolo di eroi. Ma hanno valore gli onori dati da certe persone? Questi uomini si sono sacrificati, non per una medaglia, ma perché quando è giunto il momento, era il loro dovere. Non verso la Marina, né verso lo Stato, ma verso di noi, i loro compagni. Già. E quindi ai nostri compagni. Ai nostri compagni.